vittime di mafia. Noi abbiamo ospite con noi Lirio Abate, che oltre ad essere palermitano, siciliano, è diciamo, esperto e competente in materia. E tu tra l'altro hai twittato subito, hai fatto un tweet tipo proprio in piena notte. Sei morto alle 3.37, capito, giusto che alle 3.38 tu twittavi, per carità, si dava subito al di là eri sulla notizia. Anch'io ho ricevuto un messaggio di Lirio alle 3. Beh, non ti ho voluto chiamare perché magari no. Sai, mi ha mandato un messaggio, è morto Rina alle 3. Vabbè, ma magari eri sveglio, che ne so. Vabbè, a me grazie, allora, non mai fatto, vedi, poi l'ho saputo comunque. Volevo dire, allora la domanda seria sulla vicenda, quella che tutti quanti si fanno, che cosa si porta dietro da Torrina di non detto? Quanti e quali segreti? Ovviamente sono segreti e quindi non possiamo ipotizzare. Ecco, però quanto è grave il fatto che sia morto senza aver parlato? Beh, è la forza di Rina, la forza di Salvatore Rina, come mi piace chiamarlo, perché Totò è per gli amici. Salvatore Rina, la sua forza, la sua potenza sta proprio nel fatto che ha conservato in più di 40 anni di attività criminale, di terrorismo mafioso, tanti misteri. Noi oggi pubblichiamo sul sito dell'Espresso un articolo in cui c'è un'intercettazione chiave che ti spiega le cose. Lui racconta 5 anni fa a suo figlio una cosa che è il segreto di tutto, e cioè dice: l'ultima parola di tutto quello che è successo è stata sempre la mia. Io solo so soltanto che cosa ho detto, qual è la mia ultima parola. Gli altri non lo sanno, e la mia forza è questa, che l'ultima parola la so io e l'ho detta io. Per cui lui è rimasto in silenzio tutto questo tempo, perché se avesse parlato qualcuno magari si faceva male, ma se così come è stato è rimasto in silenzio, qualcuno si è rafforzato. E allora la potenza di uno come Totò Riina, che ha attraversato delitti eccellenti, che ha ucciso preti, poliziotti, carabinieri, giornalisti, medici, sindacalisti, preti, e che ha messo le mani e ha fatto mettere le mani su quel plastico che ha mandato in aria l'autostrada nel 92 vicino a Palermo e poi nel pieno centro della città in via D'Amelio, ecco, è un personaggio che da solo tante cose non le poteva fare. Lui ha portato con sé il silenzio, ma soprattutto ha portato con sé il sigillo di un boss. Lui voleva morire da boss, è morto da capo di Cosa Nostra. E ha dato, fra virgolette, come dicono i mafiosi, dignità alla loro famiglia, non è stata svergognata dal pentitismo, lui non si è pentito fino alla fine, ha tenuto duro, è quello che voleva passare ai suoi figli, ma questo non è un esempio positivo, e non può essere un esempio positivo per i giovani, per i ragazzi che ci vedono, per i ragazzi che leggono di Totò Riina, perché Totò Riina è stato un sanguinario, ha ucciso donne e bambini, ha ucciso donne incinte, non ha guardato in faccia a nessuno, si è contraddetto tantissime volte e questo potere se l'è portato in carcere. Per 24 anni è stato latitante, immaginate soltanto che quei 4 figli lui li ha avuti in latitanza, ma li ha fatti partorire, la moglie ha fatto partorire in una clinica privata a Palermo e poi sono stati anche registrati all'anagrafe senza aver problema, come se fosse una famiglia normale, soltanto che erano latitanti, tutti latitanti e ricercati. Ecco, Totò Riina ha rappresentato quel lato oscuro, buio, brutto della Sicilia che non vorremmo ricordare, ma che deve essere chiaro ai ragazzi che è un fatto negativo. E che il capo dei capi è un fatto negativo che non può essere né copiato né mai ancora seguito. Speriamo sia comunque un esempio unico dal punto di vista negativo, ovviamente, ma che resti unico. Come se cambia qualcosa nella mafia adesso, in futuro, questo evento di oggi? Sì. Adesso questa è una situazione che crea dei problemi, perché i boss siciliani ce ne sono tanti perché hanno scontato la pena. Ad esempio il maxi processo, dicevi tu prima, Pietro Grasso ha condannato delle persone, quelle persone sono state condannate, hanno già scontato la pena e sono liberi, per cui ci sono boss anziani liberi a Palermo che hanno la loro esperienza, hanno fatto il carcere, e ci sono giovani emergenti, rampanti, che vogliono
vogliono fare carriera dentro l'organizzazione e aspettavano che il capo, perché Totò Riina è morto da capo di Cosa Nostra, morisse, perché non ha mai abdicato. E lo dicevano nelle intercettazioni, si parlavano fra mafiosi importanti e dicevano: noi non vedremo l'uscio, cioè non vedremo luce, cioè per cui non vedremo la luce, l'apice, finché è vivo Riina. Ecco, morto Riina significa che quella linea e quella strategia di Riina a molti non piaceva. E oggi ci sarà sicuramente da questo momento in poi una riunione. Per dirla un po' in politichese, può darsi che si debbano formare delle coalizioni, che possano formarsi e confrontarsi delle coalizioni dello stesso ramo, ma per vedere magari insieme, facendo un'assemblea, cosa può venire fuori, ed eleggere un nuovo capo. Purtroppo, morto un capo, Cosa Nostra ne fa sempre un altro. Grazie.